Nove storie tra inchieste e personaggi che ricostruiscono il mondo della televisione privata a Napoli non solo, dagli anni Ottanta alla soglia del nuovo millennio. E questo è il fil rouge del Crepuscolo delle Antenne, nuovo libro del giornalista Roberto D'Antonio, edito da Guida. D'Antonio offre un'interessante chiave di lettura della società tramite la televisione e la sua evoluzione nel tempo, da quando aveva un ruolo centrale nelle vite della gente fino alla fase calante, quella appunto del Crepuscolo che vive in questi ultimi tempi. L'autore ha presentato il suo libro a Napoli, nella sala all'aperto della caffettiera a Piazza dei Martiri. Al dibattito, moderato dal giornalista Rossana Russo, sono intervenuti il magistrato Franco Roberti, consigliere antimafia e antiterrorismo del ministro degli interni, Antonio Noto, direttore dell'IPR Marketing, e Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania. D'Antonio ha raccontato la sua esperienza sottolineando come è cambiata la TV locale negli anni, con l'informazione sempre più penalizzata a causa del digitale terrestre e delle nuove tecnologie. Allora, il libro si chiama Il Crepuscolo delle Antenne, che sembra già un titolo negativo su quello che riguarda la televisione locale. In realtà è uno stimolo per ritornare ai tempi d'oro della televisione locale, che è stato tra gli anni 80 e 2000. Nel libro racconto nove storie per dimostrare qual è forte la sinergia con la società napoletana delle televisioni locali. Un rapporto che purtroppo, dal mio punto di vista, in questi ultimi anni, negli ultimi 10 anni, dato man mano a scemare, ma anche la ricerca di un rapporto che si deve rinnovare, perché credo fortemente che la televisione locale sia una nicchia indispensabile a una città come Napoli e in generale a tutti i territori per esprimersi con forza. Sul banco degli imputati chi ci sta? Ci stanno diversi, ci sta il mondo della politica, ci saranno ahimè anche i miei amici editori che non sono riusciti a vedere molto al di là di quello che era una semplice magari programmazione unicamente sportiva del calcio, ma che dovesse essere un'offerta più ampia, ma anche loro sono coloro che sono pronti e capaci a poter puntare al rilancio. Il mondo della politica deve immaginare la televisione non solamente come una piccola nicchia da liquidare con pochi compensi pubblici e regionali, ma da incentivare anche nel lato delle produzioni. Ed è questo il punto, le produzioni. Bisogna puntare specialmente sui giovani, e ve lo dice chi giovane non più non è, ma perché loro sono incapaci a risollevare le sorti di un qualcosa che ha ancora tanto da dire come la